Gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati a pushare pesantemente. Infatti sono le ultime partite per fare Moira rank 25 e non solo Moira rank 25 ma tutto l'account rank 25. Infatti qua vedete Grey a 0 coppe per il meme. Barley 744 ma sempre a 25 e poi tutti sopra le 750. Qualcuno 800, cioè tanti a 800, tantissimi 850 e poi i miei rank 30, anche quelli che sono droppati, ovvero Semino, Pam, Colette, li conoscete. Quindi mi raccomando, per questa cosa like, iscrizione e campanella. Vi avverto, sarà un video in cui parlerò tanto tipo del nuovo aggiornamento, del mio profilo, di idee per i nuovi video. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, almeno riusciamo anche a installare un rapporto carino tra creator e spettatori. Io direi di non indugiare oltre e andare in singolo, proprio in singolo, perché non voglio smattare con i random. Infatti ieri sono impazzito per fare questo brother, che è sicuramente il brother che odio di più in tutto il gioco, peggio di Ashe, peggio di Hank, terrificante, non riesco a giocarlo, per quanto possa essere forte, non riesco proprio a usarlo. E quindi vado in singolo di modo tale che si possa, che possa anche un po' parlare senza perdere il filo, senza impazzire con i random, magari impazzendo con i kit che mi saltano addosso, ma preferisco impazzire una volta soltanto e almeno parlo principalmente. Andiamo subito. Prima partita, non perdiamoci troppo in chiacchiere. La mappa non è delle migliori, ma cercherò lo stesso di farla breve, senza fare un video troppo lungo e cercando di riassumere più cose possibili. Allora, parlando del nuovo aggiornamento, io vi dico, non so cosa pensate voi, ma secondo me è tanta roba, perché ti dà un'opportunità. Ci ribecchiamo fra qualche partita. One eternity later. Ok raga, se tutto mi va bene chiudo in tre partite questo rank maledetto. Il matchmaking non è neanche così terribile. Quindi volevo parlarvi un po' delle mie opinioni. Non di un nuovo kit. No no, kit, ti giuro, kit. No no no, delle mie opinioni riguardo al nuovo aggiornamento delle coppe. E la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che vogliono dare un cambiamento a questo sistema un po' vecchio. Bene, questo sistema un po' vecchio riguardo al push di coppe, che non era più tanto allettante come prima. Però una cosa che mi fa storcere un po' il naso è l'atteggiamento, l'atteggiamento dei player OG, che è quello sempre di lamentarsi di qualunque cosa. E adesso vi spiego, se siete OG, il motivo per cui non dovete lamentarvi. E vi spiego anche perché voi che non siete magari tanto alti di coppe non dovreste lamentarvi. Basta, ti prego, non pusharmi. Voi che non siete molto alti di coppe e che fate fatica a fare un 25, non dovreste lamentarvi. Godo terzo. Dovrei andare tipo a 7 e 20. È stata velocissima questa partita. 7 e 28, ok. Oh, buono, anche buono. Argento 2. Per quanto riguarda il fatto della gente che si lamenta sempre, io vi dico andatevene a... Dovete andare a quel paese, volevo dire a quel paese, perché non, non vi va bene mai niente, raga. Siete veramente pesanti ed è difficile avere a che fare con voi. Per quanto riguarda i dubbi di quelli che fanno fatica a fare tante coppe con un singolo brawler, Tom Thunder è qui per rassicurarvi, in quanto sono piuttosto sicuro del fatto che più si va, si andrà avanti col tempo e più le coppe saranno facili da fare. Nel senso che se avete adesso il vostro brawler più alto, che è tipo rank 27-28, non dovreste... qui c'è Crepo. Non è vero, non ci crepo! Sì, ci crepo. Ci ho provato ottavo, vabbè, pazienza. Non dovreste essere preoccupati di questo, in quanto c'è già stata una cosa del genere quando hanno aggiunto i rank 35. Per chi non ha, non gioca da tanto, dovete sapere che i rank 35 non c'erano, non ci sono sempre stati. E quindi, quando sono stati aggiunti i rank 25, 30, 35, tante persone volevano pushare pesantemente per fare almeno il 22, 23, 24, eccetera, eccetera. Quindi il livello della gente che giocava a coppe medio-alte si è drasticamente ridotto. Infatti è lo stesso principio per cui a fare i rank 30 adesso è più facile che farli, che fare tipo 2 anni fa. Perché più si va avanti con il tempo e più la gente gioca, aumenta di livello, ma si abbassa anche i requisiti necessari per giocare, per appunto fare un rank 30. Non so se mi sono spiegato, raga. Diciamo che in sintesi potete stare tranquilli, perché tra, secondo me,
tempo 3 mesi e tutti voi che avrete un rank 27 o un rank 28 avrete quel rank almeno a tier max. Quindi, oddio, Dynamike. E quindi riuscire a farvi almeno la prima cassetta in 2 o 3 mesi, secondo me la prima cassetta dei trofei ce l'avete. Per quanto riguarda quelli invece, una categoria che non ho menzionato all'inizio, quelli che hanno tantissime coppe, mi dispiace, perché comunque si vedono sfuggire di mano un gioco, praticamente la parte più importante per loro del gioco. Prendete tipo i primi, boh, 5.000 al mondo, ok? Che tanto non vediamo nemmeno nella classifica, però, ma anche 20.000 tranquillamente, che c'hanno tutti sopra le 100K. E in realtà, se non crei contenuti, menziono Juned per esempio, no? Non so se sapete chi è Juned, è un creator che ha più di 100.000 coppe e lui è contento di questo aggiornamento perché potrà portare contenuti interessanti. Kit, ti ammazzo, giuro, Kit, ti odio, non ci credo, non mi è sfuggito. Juned, dicevo, porta contenuti ed è contento per questo aggiornamento proprio per il fatto che porta contenuti sui push. E una volta che arrivi al rank 35, non è più interessante o accattivante come prima pushare coppe a spam. Questo lo rende felice, il fatto che ora c'è un motivo in più per pushare, ovvero quella maledetta cassa e il fatto che comunque i brawler a una certa si resettano e tornano a zero. Una volta al mese forse è un po' poco. Però l'intenzione della Supercell attualmente è proprio quella di non focalizzare l'attenzione al massimo sulla ladder. Ciò significa che col tempo andremo a perdere l'interesse per andremo in parte a perdere l'interesse per il fare trofei dai 1000 dai 1000 in su, magari giocando i brawler che ci interessano. E per questo è molto interessante questo aggiornamento per quanto mi riguarda, perché tu farai lo stesso. Quelle, boh, non mi ricordo quante coppe necessarie, facendo quei 10 brawler che ti interessano a 1200, e comunque otterrai una bella ricompensa in fondo alla season. E ciò ti consente, dicevo, di giocare proprio quei brawler che ti piacciono nella modalità ladder, in modo tale che tu poi giochi in maniera più competitiva, magari in maniera più seria, nella ranked. Ranked che secondo me vedrà non tra molto tempo un update. Vi faccio un esempio per chi conosce Clash Royale. Clash Royale, sapete, chi mi segue di più sa che io odio Clash Royale. Lo odio da un anno e mezzo, non riesco più a proprio a giocarlo, a guardarlo. A guardarlo sì, in realtà qualche partita dai giocatori professionali la guardo anche, un paio di youtuber li seguo. Però non riesco più a giocarci perché è diventato troppo pay to win. Rimane un gioco interessante sulla carta, ma a livello di vantaggi che ti vengono dati in game usando soldi è vergognoso. Tu puoi shopparti il pass e con la nuova evoluzione ti fai tranquillamente 500 coppe in più o arrivi molto più facilmente alla Lega Campione Definitivo, mi sembra si chiami. Proprio questo, secondo me, sarà il cambio che andrà a vedere Brawl nei prossimi mesi. La Ranked sarà leggermente modificata, forse allungata, ci saranno più tier, le tier saranno più lunghe, di modo tale che la gente non punterà ad arrivare a Master, ma punterà ad arrivare a traguardi che sono effettivamente. Ho fatto un push assurdo, pazzo, ok, secondo, perfetto. Punterà a giocare la ranked, quindi la classificata di Clash Royale, fate conto, nei limiti di quelli che sanno essere i loro limiti. Nel senso che io, che non. Vabbè, Spike mi massacra. Io, che so che potrei tranquillamente arrivare a Master adesso, probabilmente non punterò ad arrivare a un campione definitivo come su Clash Royale. Vedete che ci saranno altre 5 tier sopra Master, o 5 tier nel mezzo a Master. Arriverò a una lega che sarà tipo sopra Leggenda o due sopra Leggenda, dato che il mio livello non è eccellente. Ma player come Sniper, Juan Carlos, Sans, o anche lo stesso Juned per portare contenuto, pusherà in maniera più intensa la nuova ranked, che sarà focalizzata con più rank, sarà più difficile e avrà uno scopo più competitivo. Quindi, in sintesi, il giocare coppe sarà fatto per giocare i brawler che ti piacciono, ottenendo quella buona ricompensa a fine mese. Il giocare ranked invece diventerà molto più competitivo. Io provo a fare questa cosa, lo sapevo che facevi così, Surgeon, non sei mica stupido. Vabbè, ci sta.
Ci sta. Ho fatto un po' azzardato e poi sto giocando poco concentrato. Quindi la ranked diventerà molto più competitiva di quelle che sono le coppe attualmente. Spero di essere stato chiaro. Ovviamente è il primo video in cui parlo e do la mia opinione così ampia di un nuovo aggiornamento perché mi ci sento molto dentro. Devo dire interessante. No, sono morto. Oddio, aspetta. Scusate, ok, mi devo allontanare un attimo, questo qua ci crepo. Questa scusatemi la... Oh mio Dio, RT! Fatto strano quel bro. Va bene. Oddio, no, mi sono fermato troppo. Sono stupido. È che c'era la kill. Vabbè. Probabilmente ho usato la super all'inizio e si è dato tipo del tempo, ma che ne so. Sarà morto per safe. La cosa che fa storcere di più il naso, appunto, a quelli che giocano coppe in maniera più intensa è proprio questo. È proprio il fatto che da 140.000 coppe, da 120.000 coppe, tornano a 84.000, 85.000 con il nuovo update. Attualmente è intollerabile. Ma non capiscono che a breve un cambiamento ci sarà. Sicuramente un cambiamento ci sarà. Io punto proprio su questo, punto sul fatto che sia un cambiamento interessante, che facciano una cosa fatta bene, come per Clash Royale, che secondo me è un ottimo aggiornamento quello che hanno fatto su Clash Royale. Bello sto kill, bella sta kill. A livello competitivo, cioè le coppe perderanno un po' di importanza, ma avranno comunque un senso, più senso come rispetto a Clash Royale, sempre paragonando due giochi che sono diversi, ma in un certo senso simili perché fatta la stessa azienda. Cambiando un po' argomento per quanto riguarda la mia morte, per quanto riguarda dei nuovi video che ho in mente, probabilmente l'avete sul canale a breve, la nuova serie del Valuto Account. Quindi voi, se state guardando questo video, andate a spulciare un attimo il mio canale, vedrete forse uno o due episodi del Valuto Account. E è una serie che voglio cominciare sotto formato short, molto carina. Mi piacerebbe che vi interessaste, allora, nel senso, mi piacerebbe avere account di tutti i generi da valutare, non soltanto quelli nei commenti, ma anche quelli che vengono in live, in modo tale da premiare un po' la questione live. Mi piacerebbe farne tipo uno al giorno o uno ogni 2 giorni, quindi sarà una cosa che farò limitatamente, diciamo. Ma comunque, sì, se venite in live ci sono anche più probabilità che veniate. Oh mio Dio, Nita, mi sono distratto un attimo. Ci sono anche più probabilità che veniate scelti, ecco. Poi altri video che mi interesserebbe fare sarebbero delle collab con dei creator, speciale 10.000 iscritti, vediamo. Ho in mente di cucinare un po' di cose, ma non manca tantissimo, sono a 8.800 ora come ora. Però è comunque... Ho tante idee, devo cercare di capire qual è la migliore. Probabilmente una delle migliori sarà collaborare con qualche creator ufficiale, non super creator perché non me la sento ancora. Intanto vediamo di portarci... Mamma mia, Kenji ha fatto strage. Ora, raga, tryhard un attimino e finiamo questa partita, ci becchiamo all'ultima partita perché io non ne posso più. Oh mio Dio, no. Certo, ci becchiamo l'ultima partita, raga, perché non inizio a non poterne più di fare showdown. Ho parlato di quello di cui mi interessava parlare, adesso fra un paio di partite ci becchiamo quando mancano pochissime coppe. Così almeno vediamo tutti insieme il mio account full 25. One eternity later. Ok, raga, forse è l'ultima partita. È un patimento, vi giuro che è un patimento. Devo arrivare terzo, va bene. Mi piaceva chiudere in singolo, anche se sto reccando da quasi 40 minuti. Perché io in singolo ci ho sempre pushato. Ma non tanto per arrivare ai rank 30. Qualche 30 l'ho fatto in singolo. Anche teamando, lo ammetto. Però il problema è giocare mantenendo la calma. Perché giocare in singolo mi diverte, secondo me. È divertente finché arrivo a 800 coppe. Ho fatto tanti brawler in singolo, 800 coppe. Il problema è che se giochi quei brawler che non hanno senso in singolo e li ho fatti a 750-800 in singolo, tipo Barry al 9, 800 in singolo, perdi proprio la calma e la serenità. Si vanno a quel paese. Poi da quando hanno messo kit non ne parliamo. E vi dirò di più, non capisco la gente che critica così tanto le singolo. Cioè, per quale motivo critichi le singolo?
Perché vedi la gente timmare, certo, ma se non timmo, arrivo a 800 e poi smetto di giocare. Cioè, non è che ti deve dare noia il fatto che giochi in singolo. Ho sentito di gente che per non accumulare win in singolo perde apposta nelle mappe della community. Cioè, fra, sei un matto. Cioè, non gliene frega a nessuno se c'hai 1000 win in singolo, o se ce n'hai 50, o se ce n'hai 6000. A fatto che tu non sia un win trader. Anzi, fatemi sapere poi la vostra nei commenti se volete la mia opinione riguardo ai win trader. Magari vi faccio un video in cui parlo tanto di pro. Oh, per favore, per favore, per favore. Allora, ti giuro che se adesso mi sbuca qualcuno, prendo un telefono e lo lancio. Sì! Finalmente! Ok, vado dentro e mi faccio uccidere quasi. No, non mi faccio uccidere, però voglio chiudere bene la cosa. Kenji. Ah, senti, Kenji, io so che mi arriva Baza adesso da. Oddio mio, ma non pensavo in questo modo. Gente, account full verde con un po' di punte di rosso. Oh mio Dio, 69.200 coppe e vedrete le 70k a breve perché riporterò questo signorotto qua a 800. Questo è uno spoiler di un futuro video. E credo che sia durato molto più del previsto. Ma grazie per averlo visto tutto, se siete arrivati fin qui. Ci becchiamo in un prossimo video. Un bacio a tutti. Ciao.